caffè, cattivo. Quante volte la rabbia ci pervade? Ad esempio, un caffè cattivo. È una cosa, ma perché si fa? Perché succede? Ma alla fine la rabbia è positiva o negativa? È amica o nemica di me stesso? Ma davvero è considerata l'azione e l'emozione più dannosa che esista? Con questa domanda ti voglio far riflessere, poiché noi esseri umani in realtà siamo animali impulsivi. Questo è quello che ci arriva dalla genetica, dal nostro passato e dalla nostra preistoria. Certo che se gli diamo sfogo e costantemente viviamo all'insegna della rabbia, dell'impulso frenetico che ci viene, allora sarà sicuramente dannosa, poiché non ci farà mai trovare soluzioni alternative su quello che stiamo vivendo. Al contrario però, se la rabbia la viviamo e la accogliamo come punto di forza, poiché grazie alla rabbia abbiamo quell'energia tale da riscattare il momento, allora forse quella rabbia è positiva. Ma se ti capita negativamente, cosa faccio? Ecco, allora io ti consiglio 3 azioni positive. La prima, fermati e respira. Fai 3 respiri profondi, conta fino a 10, puoi camminare, quindi prendi, vai via, fatti una camminata, esci all'aperto, oppure, infine, se per nessuna di queste cose ha funzionato, allora chiedi aiuto a una persona che sappia ascoltarti. Prova.